Che cos'è una guerra? In tal senso, purtroppo, il contesto siriano e la situazione siriana forniscono un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, un tragico laboratorio a cielo aperto. La storia che vi andiamo oggi a raccontare è proprio quella del quartiere 1070 di Aleppo. Per capire di cosa stiamo parlando, basta citare alcune date. Questo quartiere è stato finanziato nel 2007, è stato costruito nel 2010, parliamo cioè di appena pochi mesi prima dallo scoppio del conflitto. Questo cosa va a testimoniare? Questo va a testimoniare proprio il fatto che in Siria non si pensava affatto alla guerra. Va a testimoniare il fatto che, a differenza di altri paesi poi caduti in disgrazia, caduti nella piaga della guerra, in Siria la guerra, fino al 2010, era un qualcosa di tremendamente lontano. Era un qualcosa a cui non si pensava. Il governo siriano pensava a costruire nuove abitazioni. I cittadini siriani pensavano a comprare nuove abitazioni. Tutti, cioè, pensavano al futuro. Oggi questo quartiere, invece, è uno degli obiettivi militari più importanti della battaglia di Aleppo. Proprio pochi giorni fa è stato interamente ripreso dall'esercito siriano dopo un'aspra battaglia contro i ribelli di Al-Nusra, ossia la filiale siriana di Al-Qaeda. Questo quartiere dimostra come nel giro di poco tempo la guerra può distruggere tutto. Ma quel che più colpisce è proprio come una zona costruita con intenti pacifici, costruita come e concepita come un quartiere meramente residenziale, si presti il fianco alla quotidianità della guerra. In tal senso, e per questo motivo, la Siria è un gran laboratorio per intuire che cos'è per l'appunto una guerra. Persino un salotto di casa può diventare un obiettivo militare. Insomma, la storia del quartiere 1070 è la storia della guerra, è la storia che dimostra come la guerra è un elemento che cancella la quotidianità. Può trasformare un salotto in una trincea, un palazzo in una costruzione, in uno scheletro fatiscente, un parco giochi in un campo di battaglia. In poche parole, la guerra porta via tutto: i luoghi dove si è cresciuti, le città che vi sono sempre frequentate, ed ogni pietra caduta è simbolo di una vita segnata, di una frattura morale e materiale che accompagnerà per sempre un intero territorio. Questa è Aleppo, questo è il quartiere 1070 di Aleppo, ma questa è la Siria.